andiamo al giorno del funerale e qualcuno ha registrato le parole che Don Ferruccio Gambaletta aveva letto all'inizio della celebrazione. Abbiamo fatto una sintesi, naturalmente. Le ascoltiamo. Conosco Don Renato dal 1958, quando, appena ordinato sacerdote, è venuto a Giaveno nel seminario minore come assistente di una ventina di ragazzi di 15-16 anni. Quell'anno Don Renato mi è stato particolarmente vicino, perché stavo passando un momento difficile del mio percorso di studi. Lui mi ha aiutato ad uscire dalla mia situazione confidandomi la sua storia. Questa grande scoperta dell'amore di Dio ha avuto in lui come sbocco il consacrarsi a Dio nel sacerdozio, ma soprattutto ha continuato ad illuminare tutta la sua vita, il suo ministero di viceparroco a Castelnuovo Don Bosco e nelle parrocchie della Speranza e di Santa Giovanna d'Arco, dal 68 come direttore spirituale nel Seminario Maggiore e in seguito dal 75 in poi come parroco a Cornier, a Cirié, a Mezzenile e a Rivara. Dal 2009 Don Renato si ritirò a Vallo a causa della precarietà della salute e dei vari interventi chirurgici subiti. Provato come l'oro nel crogiuolo, emergeva nei suoi tratti solo delicatezza, misericordia e una squisita attenzione alle persone. A chi lo incontrava donava gocce di sapienza. È mancato quasi improvvisamente. Domenica mattina ha avuto un infarto intestinale ed è stato ricoverato nell'ospedale di Lanzo. Pochi istanti prima di entrare in coma, sorridendo, ha benedetto il personale sanitario intorno a lui e ha fatto un solenne segno di croce. Poi ha perso conoscenza e senza che il sorriso lo abbandonasse, pochi minuti dopo spirava. Don Renato aveva compiuto a settembre 79 anni. Tra i ragazzi che hanno conosciuto Don Renato quell'anno, oltre a Don Ferruccio, c'era anche Don Gino Palaziol che ci fa la sua testimonianza. Se permettete, tolgo la mascherina così si capisce anche meglio, no? Poi la distanza c'è, insomma, non è che. E poi con la mascherina il fiato appanna gli occhiali, non ci vedo più. Quindi, allora, io Don Renato l'ho conosciuto appunto insieme a Don Ferruccio in quinta ginnasio nel 58 nel seminario di Giaveno. Lui era prete novello e a quel tempo qualche prete novello era mandato in seminario minore a fare l'assistente ai ragazzi. Ora si direbbe fare l'animatore, no? E gli assistenti in genere non godevano una buona fama.
perché erano visti come dei controllori. Dovevano tenere la disciplina, dare i voti di condotta e cose simili, insomma, no? Ritorniamo indietro, siamo nel 58, quindi un periodo proprio diverso. E Don Renato si conquista subito la mia simpatia e di tutti per la sua accoglienza, il suo sguardo buono, il suo sorriso non vistoso, non da un orecchio all'altro, insomma, no? Non a 32 denti, ma semplice, no? sempre sorridente e rassicurante. Conquistò la mia stima e il mio apprezzamento perché, come lui ci raccontò, non era nato prete, ma studiava ingegneria al Politecnico di Torino, era lontano dalla Chiesa, era alla ricerca del senso della vita, alla ricerca di Dio. Ricordo che qualche volta, invece di andare tutti insieme in cappella, no? Tutte le classi si muovevano e andavano in cappella a dire le preghiere della sera, ci si fermava in classe e Don Renato ci raccontava episodi e testimonianze della sua vita o ci leggeva fatti di vita vissuta, presi da qualche libro di gente che viveva il Vangelo, perlomeno cercava e si impegnava a vivere il Vangelo, e la loro vita e quella di altri cambiava. Ricordo, per esempio, tanto di fare dei nomi, Andrea Ferrari, no? Un impiegato di Milano, insomma, che dal suo sportello faceva passare così la bontà, l'accoglienza, ecco. Oppure il libro Il treno della mia valle, non dovrebbe essere così più o meno il titolo, no? Il treno della mia valle, e tanti altri, e questo mi affascinava, no? Perché erano esempi concreti, no? Non così, dei fantasmi. Mi colpiva il fatto che cercavano di vedere Gesù negli altri, in tutti gli altri, perché Gesù ha detto: l'avete fatto a me. E ricordo che ci spiegava il decalogo del gioco ideale, no? Il primo comandamento è: anche Gesù bambino giocò. E poi tutti gli altri punti, no? Era sincero, godeva dei punti degli altri, eccetera, no? Non li ricordo più. Ma ricordo che andavo da Don Renato e gli dicevo: Don, ma io riesco a mettere in pratica solo il primo punto. Anche Gesù bambino giocò, felice arrivo. E lui a incoraggiarmi, a evidenziare magari i piccoli progressi fatti, che vedeva solo lui per la verità. Ecco. E ho ancora in mente una domenica pomeriggio, durante una passeggiata, alla domenica pomeriggio si usciva dal seminario, si andava a fare delle passeggiate nei boschi di qua e di là, a Giaveno, no? Ecco. Ed eravamo alla colletta di Cumiana, una cappellina tra i boschi, un prato, e noi un gruppetto intorno a lui e ad ascoltare. Ci leggeva qualche pagina del libretto Meditazioni di Chiara. Era quella meditazione in cui Chiara parla che anche il povero che ha solo un, ricordo le parole, perché anche Chiara è poetica, insomma, scrive anche bene, scriveva, un frusto di pane, no? Un frusto di pane, e non sa distaccarsene, è attaccato a quel pane e non sa spartirlo con un altro che è più povero. Ecco, mi colpì
come io potevo vivere la povertà mettendo a disposizione il mio tempo, le mie capacità, le mie doti che pensavo di avere. Ecco. E capii che la povertà non è fatta di denaro donato, ma di vita condivisa, fatta circolare, messa a disposizione. Ecco, il seme di Gesù, riconosciuto e amato nel fratello, messo in me da Don Renato, rimase sotterrato, a marcire per qualche anno, finché non lo trovai vivo, presente, nella vita di Don Renato, che ho rincontrato nel focolare sacerdotale di Via Oleggio 9. No? Stavo attraversando una profonda crisi, avevo 21 anni, erano morti mio padre e mia madre a distanza di 8 mesi. Una crisi affettiva, cioè una simpatia per una ragazza. Mettiamoci anche una crisi di fede. Ricordo che facevo prima teologia e quell'anno si studiava il trattato sull'Eucarestia. E io passavo in chiesa a fare la visita al Santissimo, no? E là, davanti al tabernacolo, non riuscivo a mettere insieme un pensiero, a spiccicare una parola. Nebbia e notte fonda, insomma, no? E ormai avevo deciso, alla fine dell'anno scolastico, avrei lasciato il seminario. Un giorno, però, andai, per la verità fui accompagnato da qualcuno, da Ferruccio, in un alloggio in cui vivevano 3 sacerdoti, Don Pierino, Don Luigi Baccega e Don Renato, che faceva il viceparroco a Santa Giovanna d'Arco con Don Enrico Coccolo. Con Don Renato ho lavato tante volte i piatti e fatto tante chiacchierate, ascoltato tante bobine, e tutto questo, poco per volta, era balsamo per la mia anima, che tornava a prendere quota. Ecco, vedendo la serenità e l'amabilità di Don Renato, sentendo quasi sensibilmente la presenza di Gesù, mi veniva da ridire, come i 2 discepoli di Emaus, non sentivamo come un fuoco nel cuore quando egli lungo la via ci parlava? Ecco, e ricordo una sera in particolare, dovevo preparare i tavoli per la cena in seminario, no? E, insieme ad altri, naturalmente, e c'era la corsa, prendi la pila di piatti, porti, metti sui tavoli, e, no? Ecco, e mentre prima era così, insomma, no? Fare le cose in fretta, 4 piani lisci, 4 fondi, le posate, i bicchieri, eccetera, no? Quella sera ho preparato i tavoli in una maniera ordinata, tutto per bene. E qualcuno l'ha notato e mi ha chiesto, come mai? E io ho detto semplicemente, ma a fare le cose per bene ci vuole più o meno lo stesso tempo che a farle male, lo stesso. E allora tanto vale farle per Gesù, per bene. E così anche altri poi in seguito hanno preparato i tavoli in maniera ordinata. L'estate seguente ero andato a lavorare in fabbrica, eravamo nel 66, no? Ecco, c'era l'aria di fronda della contestazione, e c'era il seminario, anche si respirava tutto questo desiderio di della povertà, di essere vicino ai più poveri, ai più sfruttati, eccetera. E il lavoro a quel tempo non mancava. Fatto sta che diversi di noi
siamo andati in fabbrica. Io ricordo ero andato alla Carello, Corso Unione Sovietica 600, a fare filtri e fanali. Però il mio rifugio, ecco, era quando facevo il primo turno, nel pomeriggio ero libero e allora andavo in focolare a respirare una boccata di ossigeno, insomma, no? Ecco, a riprendere fiato. Ecco, il focolare divenne la mia seconda casa nei pomeriggi in cui facevo il primo turno. E anche lì arrivavo magari e c'era da lavare i piatti e si lavavano i piatti. E fare le chiacchierate con Don Renato. E ricordo che Don Renato mi ha messo in cuore proprio la passione per la Chiesa. Una delle cose che si contestavano era sempre era la Chiesa, la ricchezza della Chiesa, l'ermellino e le vesti damascate, tutte queste cose anche folcloristiche, se vogliamo, ma ecco, la contestazione era su quello. Ecco, Don Renato mi ha messo in cuore proprio questo amore per la Chiesa, nelle sue ferite, nelle sue piaghe. Ecco, quel Gesù che si era come nascosto e che andavo cercando, l'ho ritrovato proprio lavando i piatti con Don Renato. E allora mi dissi, per essere prete così, ci sto anch'io. Ecco, al termine di questi miei pensieri, mi rendo conto di aver fatto della dietrologia, no? E penso che non li ho contati, ma i verbi ricordo, eccetera, siano diversi e svariati. Ma sono quei ricordi che non sono uno sfogliare un albero di foto vecchie, ma vita che poi si è tradotta, che ha fatto in modo che appunto proseguissi e cercassi poi di vivere il sacerdozio con lo stile, con l'atteggiamento, con l'amabilità che mai raggiunta, che ho imparato da Don Renato. Grazie. Grazie Don Gino, veramente ci hai fatto venire voglia di riascoltare la sua voce. E adesso diamo la parola a lui, abbiamo dovuto scegliere. Ringraziamo molto Don Marco Varello per il suo lavoro minuzioso, perché c'era una registrazione fatta, mi pare, in questa sala che abbiamo poi scelto, una altrettanto bella fatta a Candia anni prima. Questa qua che sentiremo è stata fatta forse quando lui abitava qui a Vallo, ospite già qui. Ringraziamo anche i parrocchiani che si sono presi cura di lui gli ultimi 3 anni, mi pare, della sua vita. E poi c'è anche quel pezzo che dicevo prima, fatto a Castel Gandolfo qualche anno prima. Magari troveremo il modo di farvi anche avere l'altra registrazione, se volete ascoltare anche l'altra. Non c'era tempo, abbiamo dovuto anche un po' sintetizzare. Buon ascolto. Allora, io intanto sono un prete, sono parroco. E già da bambino, da ragazzino, io ero stato mandato a scuola a Torino, in seminario, al Cotolengo. Poi sono stati bombardamenti, per cui si è dovuto scappare via, eccetera. Quindi avevo una esperienza di seminario da ragazzo. Però a un certo punto io ho detto, non sono fatto per far prete. Assolutamente. E
con difficoltà l'ho detto ai miei, con difficoltà l'ho detto a chi mi aveva ospitato fino in seminario. Però mi sembrava proprio che non fossi fatto per essere un prete. Dopo sono andato a iscrivermi per il liceo al Cavour a Torino. Deve essere dalle tue parti. Al Cavour. E lì ho avuto un professore di filosofia che ha squinternato tutta la classe. E in particolare ha squinternato, io ricordo, me. Insomma, ha squinternato me. Nel senso che lentamente, non tanto attraverso cose di studio, di cultura, comunque per quel che diceva lui nel presentarci la riflessione filosofica, eccetera, ci aveva portati a credere questo, che non si può sapere niente, se non questo, io esisto, cogito ergo sum, penso e ci sono, il resto è tutto dubbio. Non solo è tutto dubbio, ma non c'è, non c'è. Tu parlavi di solitudine, dov'è? Di angoscia della solitudine. Io ero veramente angosciato perché dicevo, se non esiste niente di ciò che vedo, io viaggiavo da Rivarolo a Torino, vedevo tante cose per andare a scuola. Poi sapevo, arrivavo da un paese di montagna, le montagne per me erano sempre stato uno spettacolo, come oggi, mi incantavano. Ma è tutto falso, non esiste, ci sei solo tu. Avevo da pensare al progetto della mia vita, mi sposo, non mi sposo, cosa faccio? Non aveva senso niente. Ecco, ero in quella situazione lì, ed era una cosa veramente angosciante. Io ricordo che, non esagero, ma diverse volte sono andato a dormire a Rivarolo, dove stavo con mia sorella, piangendo, perché non sapevo più che cosa fare della mia vita. Anzi, addirittura mi era venuta l'idea che per cercare la verità, qualcosa di vero, potevo anche tentare di spararmi, perché se era vero che esisto solo io, pensiero pensante, sparandomi, se esisto solo io, pensiero pensante, sparandomi non succede niente, continuo ad essere come prima. Se invece c'è qualcosa al di fuori di me e io ho della carne, un corpo, sparandomi, mi uccido. Se mi uccido, i casi sono due. O c'è un Dio come ce ne parlavano in seminario, come credeva la mia famiglia. Io sono sempre andato in chiesa la domenica. Andavo con i miei. Se c'è questo Dio, lo vedo. Posso chiedergli scusa perché mi sono sparato, ma dirò, è per capir meglio cosa fare della vita, insomma. Se c'è del vero o se non c'è. Se invece tutto finisce, sparandomi, Dio non esiste, è finita, almeno non tribolo più. E mi sembrava addirittura un dovere. Poi la cosa che mi ha fermato è stato il pensiero di che poteva esserci mia madre e non avrebbe capito assolutamente come mai si è sparato, come mai. Anche mia sorella, con cui vivevo a Rivarolo. E questo mi ha fermato, il dubbio che esistesse mia sorella e esistesse mia madre. Non avrebbero capito, insomma. Ecco, ero in questa situazione quando poi, finito il liceo, sono andato all'università, nel palazzo. Successe così. Uscito dal Politecnico che frequentavo, fui condotto da un amico in focolare, senza che mi dicesse dove mi portava. Andai e trovai la Dori,
con questo mio compaesano, con questo mio amico, loro facevano un discorso religioso e momento fa mi ricordò lei, che io facevo l'indifferente perché guardavo fuori dell'alloggio dalla finestra mentre loro facevano i loro discorsi. A un certo punto però mi domandò come mi chiamassi, Renato. E lei, e sei davvero rinato? Io capivo cosa potesse intendere, ma risposi, non mi interessa saperlo perché tanto io sono ormai persuaso che Dio non c'è, è tutta semplice fantasia, purtroppo. È lì che lei mi disse, perché non continui a cercarlo? Gesù ha detto, a chi mi ama io mi manifesterò. Io ho detto, non mi metto ad amare una persona che sono convinto che non c'è. E lei mi disse, un paragone, ma quando devi partire in bicicletta alla sera, di notte, e hai a disposizione solo una bicicletta, quella dotata di dinamo, le prime pedalate le devi dar per forza nel buio. Poi dopo, più pedali, più ci vedi. Fa così anche con Dio. E mettiti ad amarlo, lui ti si manifesterà, pedala e vedrai. La dinamo ha funzionato, se sono qui a raccontarlo, perché... Difatti, esattamente 50 anni fa, entrai in seminario, nel 54, e 10 anni dopo con Pierino... È stata questa. Iniziamo... Una sera, sempre a Rivarolo, esco con mia sorella di casa e per non so come mai, insieme, non andavamo mai a passeggio insieme, comunque quella sera lì, non so più perché, passiamo per una strada dove c'è una grossa icona, l'Annunciazione, l'angelo Gabriele che parla alla Madonna. C'era un gruppo di gente che pregava lì. E io mi fermo un momento a guardare questo dipinto. Allora era un dipinto, adesso è un mosaico. Mi fermo e poi qualche Ave Maria l'avrò forse anche detta. Però dentro di me pensavo, ma se tu sei una donna che esiste, fammi capire qualcosa. Ecco, io quella notte lì, di notte ho capito una cosa che per me è stato essenziale, importante. Ed è stata questa. Ma mentre dormivo, una cosa che nessuno mai mi aveva spiegato, mi aveva fatto notare. Se tu credi che la ragione non ti porta a nessuna verità, che con la tua ragione non puoi arrivare a nulla, non puoi nemmeno dire che la ragione ti dice che non puoi arrivare a nulla. Non so, la contraddizione, no? Se la ragione non serve, non serve nemmeno per dire che non puoi arrivare a niente. Per me è stata una cosa capita dormendo di notte, imprevedibile, mi sono svegliato di colpo dicendo Eureka, l'ho trovato, e poi non ho più dormito. Per me è stata una risposta a questo pedalare, insomma, è stata una risposta a questo pedalare. Da quel momento ho incominciato a dire, ma forse, allora, non posso dire che la verità non è raggiungibile e questo me lo dice la ragione. Questo non lo posso più dire. Allora, o ci credo o non ci credo che posso capire le cose. E allora ho detto, allora mi butto a credere, se no non vivo più, non capisco più niente. Allora credo, mi butto a credere che la ragione serve, che la ragione serve. E allora ho incominciato a leggere di più il Vangelo e ecco, poi una cosa che anche mi ha
come dire, mi ha toccato tanto, è stato un invito che poi ho avuto ad andare in Mariapoli, a cui leggo poi anche la mia vocazione a ritornare in seminario. Mi è stato chiesto di andare su nel Trentino. Io ho provato a dirlo ai miei, ho detto, ma insomma, cosa vai a fare nel Trentino? D'altra parte anch'io ero poco convinto. Però al mio paese il patrono sarà ancora adesso San Genesio. San Genesio. E in chiesa si era letto: chi non lascia padre e madre, per me non è degno di me. San Genesio è un martire. È stato letto. Vado a casa, apro un libretto che era capitato lì in casa, parlava di una ragazza che ha fondato le Suore dell'Immacolata a Rivarolo. Lei dice che era andata via di casa perché Gesù stesso aveva detto: ma come, devo occuparmi delle cose del Padre mio? Vi stupite? Quando è stato ritrovato a Gerusalemme. Allora bisogna che non dia retta ai miei e che faccia ciò che mi è stato proposto. Tra l'altro mi hanno telefonato da Ciria che c'erano i soldi necessari per andare. Allora ho detto, allora bisogna proprio che vada. Sono partito e sono andato su a Tonadico. Allora era tutto ristretto a Tonadico, una frazione di Fiera di Primiero. Dormivamo nei locali di un ex municipio. Lì siamo stati invitati a vivere il comandamento nuovo, di amarci gli uni gli altri, di fare unità, tutte cose che io avevo già incominciato a sentire, ma a un certo punto andiamo fuori a passeggio, si vedevano le Dolomiti, era bello, le pale di San Martino, eccetera. Un frate che era lì con noi è partito a andare su a raccogliere stelle alpine su per la montagna. Io avevo una voglia di andargli dietro, perché avevo mai visto stelle alpine, avevo mai raccolte stelle alpine. E chi invece era responsabile del gruppo mi dice: no, no, tu sta qui, sta qui. Sono stato lì, ma ecco, per me è stato un momento importante, perché a vedere quel frate vestito da francescano su in montagna mi ha richiamato mio Dio e mio tutto, Deus meus et omnia, insomma, di San Francesco. E mi è rimasto negli occhi, tanto che quando sono tornato a casa, io da cosiddetta Mariapoli, ma non si chiamava ancora così, ho portato a casa questa idea. Dio vale più delle montagne, vale più di qualsiasi altra cosa. Tornato a casa, allora andavo a fare la comunione e un giorno mi viene da pensare questo: ma se Dio è tutto per te, non c'è nulla in contrario che tu ritorni al seminario, che tu ti faccia prete. Se Dio è tutto per te. E allora sono tornato in seminario. Lì mi sono trovato così in in difficoltà, perché io arrivavo da questa esperienza dove di Dio ci parlavamo, del Vangelo ci parlavamo. In seminario invece a me sembrava che di Bibbia, di Vangelo si parlasse solo a scuola. Nel rapporto nostro non c'entrava mai Gesù. Poi le cose che avevo sentito dire nel contesto del movimento, Gesù in mezzo, Gesù abbandonato,
sono cose che sentiamo tutti, che abbiamo forse sulla bocca come espressioni ormai fatte e trite e ritrite. Io di queste cose non sentivo mai parlare, né di Gesù in mezzo, né di Gesù abbandonato. Si parlava della croce, certo, si parlava dell'unione di classe, unione di classe, di corpo, come si chiamava? Di corso, unione di corso. Ecco, quello dovevamo osservare, ma per tenere alla larga gli altri degli altri corsi. Era proposto così, per non fare amicizia al di fuori del nostro corso. E mi sembravano cose strane. Poi col tempo ho visto che anche lì tante cose cambiavano. Ad esempio un giorno ho poi sentito dire, ed era una tesi che si rifaceva forse a San Tommaso, che la carità era una virtù non come le altre, ma era una virtù che doveva animare tutte le altre, doveva inglobare tutte le altre. Io questo l'avevo mai sentito dire. Mi ha già stupito che la carità fosse messa in risalto così. Poi ho cercato anche di parlarne con altri amici, insomma, e mi rendevo conto che era difficile perché era di fuori di una mentalità del posto, insomma. Io comunque sono arrivato ad essere ordinato, non so se adesso vado troppo per le lunghe, no. Sono stato mandato qui e là, eccetera. Sì, anche in seminario, come? Prima sono stato mandato a fare l'assistente, per recuperare un anno. Da prete sono stato mandato su a Giaveno, dove c'eri tu. Tu e Gino. E ricordo che già allora qualcosa forse usciva. Sì, forse sì, non so mica più. A qualche canto. Al decalogo del gioco ideale. Comunque, sì, poi sono stato mandato viceparroco, poi padre spirituale in seminario, poi dopo parroco, di qua e di là. Ecco, su quello che è stato il dopo, io penso che me l'ha fatto venire in mente ciò che mi ha scritto Aldo Baima, stranamente, qualche giorno fa, per via email. Mi incomincia a dirmi così: sei ancora vivo? Ha saputo che sono stato operato, sei ancora vivo? E poi mi riporta, non so se l'ha mandato anche a voi in focolare, quello che ha pensato lui in questo tempo di Quaresima, dopo la lettura, dopo aver sentito quella lettura di Osea: ti condurrò nel deserto, parlerò al tuo cuore, io non ricordo le parole, comunque come nel primo incontro, come nel primo incontro. Lui dice: io sto chiedendo in questo tempo di Quaresima che il Signore mi rinnovi ciò che è stato agli inizi, ciò che mi rinnovi, e sono convinto che lo farà, che mi ricondurrà nel deserto per dirmi quel che mi ha detto quando ero giovane. Questo mi ha fatto ripensare, ma anche pensare alla mia colpa, alla mia responsabilità, per cui dovrei chiedere scusa a Dio e a tutti voi e a quanti ho incontrato nella vita, per non aver sempre testimoniato le cose che allora io avevo capito. Perché la tentazione era di scappare con la mia Bibbia sotto braccio in montagna e vivere col latte di una capra, con una zappa mi sarei coltivato un po' di insalata. E invece avevo capito: no, non puoi far questo, perché Gesù in mezzo, come si dice nel movimento, non puoi metterla con la capra.
devi metterlo con un altro fratello, con una sorella che creda in Gesù. Dove ci sia l'amore scambievole, quel dove due o più sono uniti nel mio nome, lì ci sono io, lo realizzi solo con un'altra persona. Non puoi andare per conto tuo con la Bibbia sotto braccio. Torna in mezzo agli altri, cerca di vivere con gli altri. Questo, nonostante tutto quel che capisco di aver trascurato, continua ad essere per me, un qualcosa di molto importante, di determinante, ma non solo per me, direi per quel che vogliamo fare noi fra di noi. Gesù in mezzo e Gesù abbandonato sono, diciamo così, espressioni fatte, che usiamo sovente, a volte forse a sproposito. Però, secondo me, come ha spiegato Chiara in un esempio, sono davvero le due facce opposte di una medaglia che contiene tutto il Vangelo. Gesù in mezzo, Gesù abbandonato, in mezzo c'è tutto il Vangelo. Questo perché Gesù in mezzo, cosa che non è mai stato messo in risalto, mi pare, nella storia anche della Chiesa, Gesù in mezzo è un punto di arrivo e il frutto di quel comandamento che Gesù ha detto, comandamento nuovo, e che ha dato durante l'ultima cena, non era un momento qualsiasi. Ed è la realtà che nasce dall'unità per cui ha pregato durante proprio quell'ultima sera. Per me questo è qualcosa di nuovo, centrale e universale. Ma anche Gesù abbandonato, allo stesso modo. Mi pare che sono due gli evangelisti, Matteo e Marco, che riferiscono di questo, ma solo di quello mi pare. Sulla croce, riferiscono solo di quello, di un urlo. Allora, forse è da prendere di più in considerazione, io l'avevo mai sentito prendere in considerazione, se non come una tentazione patita da Gesù. Se l'urlo lanciato da Gesù dalla croce, in quel momento di immolazione, di rapporto straordinario con la Trinità, col Padre suo, di rapporto con noi, eccetera, deve essere preso di più in considerazione. A me pare che il movimento dei focolari abbia messo in risalto queste due realtà, Gesù in mezzo e Gesù abbandonato, e che si tratti in ambedue i casi, intanto di realtà correlate, perché io arrivo a Gesù in mezzo se vivo Gesù abbandonato. E Gesù abbandonato mi dà la grazia di arrivare a Gesù in mezzo. Ma si tratta di cose importanti e centrali, non sono cose qualsiasi del Vangelo. Questa spiritualità a me pare che è qualcosa di centrale. Non è come la spiritualità dei francescani, con tutto rispetto per quello che sono le altre spiritualità. Però qui c'è qualcosa di centrale, non so come dirlo, insomma. Tutti dovrebbero puntare lì, tutti, chiunque sia, preti e frati e monache, protestanti e cattolici, tutto quel che siamo. Tutti dobbiamo puntare lì. Su Gesù in mezzo e su Gesù abbandonato, perché quello è il massimo dell'amore che Gesù ha rivelato al Padre suo, il massimo dell'amore che Gesù rivela a noi. E sono cose centrali, essenziali, destinate quindi a tutti, anche se il movimento dei focolari sarà sempre un movimento a sé, accanto ad altri movimenti, però la sua spiritualità a me pare destinata a tutti. Questo mi convince a dover fare, nonostante le mie manchevolezze, eccetera, a puntare lì qualcosa di universale
proprio perché essenziale, insomma, essenziale per tutti. Ma basta così. Mi ha mandato un messaggio Don Carmine Arice, il padre della piccola casa, il successore del Cotolengo, che è detto che è con noi, è collegato, e mi ha mandato delle foto che poi abbiamo anche visto noi, perché anche lui ha vissuto dei momenti di vacanza con Don Renato in passato. E volevo anche, prima di aprire questo momento di dialogo, ringraziare anche i focolarini e le focolarine specialmente, perché Don Renato raccontava che venivano le focolarine a trovarlo fino a Corio, fino a dove era, non so, con sua sorella, non so se era a Corio o a Rivarolo, comunque con mezzi e tutto, e qualche volta lui le mandava via. Cosa venite a fare? Cioè, e loro continuavano. Ecco, per aiutarlo a pedalare, non è che subito, e allora non c'era niente, allora non c'era sacerdoti, seminaristi, e forse non so, focolare maschile c'era, ma comunque sono state loro che l'hanno proprio curato e hanno insegnato a camminare, di modo disinteressato, perché mai più pensavano che tornasse in seminario, che diventasse uno dei primi sacerdoti focolarini del mondo. Quindi ringraziamo anche la vostra presenza, è stato un frutto, ecco, della presenza del focolare, proprio anche laico che è a Torino in mezzo a noi. Chiederei a Don Sergio se vuole dire qualcosa di cosa è stato Don Renato per lui, magari venire qua, e poi sarebbe bello, poi so che Don Claudio a un certo punto dovrà scappare, lo ringraziamo di essere rimasto il più possibile. Magari dopo Don Sergio si aggiunge qualcun altro, liberamente, questa sedia sarebbe bello che diversi passiamo a dire qualcosa. Ma io pochissimo, ho avuto la grazia di incontrare, di stare con Renato tante volte. Ricordo che quando ero viceparroco, c'è stato un momento in cui stavo per cadere in una specie di depressione abbastanza preoccupante, e lui venne a trovarmi e mi disse: adesso vieni con me dal vescovo. Siamo andati dal vescovo, il quale poi, sentito il medico, mi ha dato 3 mesi di andare via dalla parrocchia, insomma, no? Tra l'altro un mese l'ho passato proprio qui a Vallo con Vincenzo, poi sono stato a Santa Giovanna d'Arco e sono stato a Roma. Ma per dire come Renato era attento, era molto concreto, parlava poco, non era di grandi parole. Ci siamo poi incontrati nei campi alpini, insieme a Marco, insieme ad altri, ne parlavo anche prima con Paola, dove la sua presenza era molto discreta. Noi viceparroci, magari quando si è giovani si pensa di essere, lui era sempre di sfondo. Ecco, se devo dire una cosa di Renato, per me è che è stata una presenza mariana. Io ho capito le parole di Chiara, le ho capite vissute da lui, il sacerdozio mariano, in modo molto molto efficace, ecco questo. Non so dire altro, dovrei dire tante altre cose, ma sono personali, non voglio dire solo questo, che quando ad esempio sentivamo un tema, tornavamo da Roma per un tema o l'altro, ecco, vedevo come in lui, lo vedevo come rispecchiato, no? Maria, l'unità, il farsi uno, il silenzio, eccetera. Ecco. Così. Forse anche un altro viceparroco di allora da dire qualcosa.
Don Marco. Quando si va avanti con la vita e ci si chiede come fare di fronte alle situazioni, cosa il Signore si aspetta, come vivere quel grande dono che mi ha fatto un giorno. E allora in quei momenti mi vengono come delle diapositive della vita di Renato. Molto, molto semplici. Io penso che c'era anche Paola in quell'anno su alle baracche. E io ero prete giovane, pimpante, sapevo tutto io, e anche forse il Signore si serviva di una presenza così per passare il dono che lui voleva fare a questi ragazzi. Ma allora c'era Don Renato, io ho una diapositiva, ce l'ho proprio, potrei dipingerla. Io davanti alla cappella, che aspettavo i ragazzi che venissero per la nostra consueta meditazione, Don Renato, nell'angolo delle baracche, in una zona dei bagni, con un secchio e una scopa. Allora io non ho capito, poi più tardi, cosa c'era in quel secchio e in quella scopa. Quello di essere l'ultimo posto, di amare e basta. Una seconda diapositiva della mia vita. Un giorno sono andato da Don Renato perché dovevo parlare di cose importanti. Allora arrivo tutto lanciato, lui era Santa Giovanna d'Arco in quei giorni. Sto per parlare, cominciare, lui mi ferma e mi dice, Marco, hai fame? Anche lì ho capito la concretezza dell'amore. Ecco, queste due cose, vivere da sfondo, la concretezza dell'amore. Due piccole diapositive. Chiedo scusa, mi sono dimenticato. Oggi avrebbe dovuto essere qui anche Don Renzo Savarino. Don Renzo Savarino, nostro professore di storia della Chiesa in seminario, ed era compagno di scuola di Renato in teologia. Anzi, Don Renzo Savarino era un anno dopo. E quando gli ho detto che oggi ci saremmo trovati, gli ho detto se voleva venire, io passavo a prenderlo. Lui mi dice, guarda, verrei proprio volentieri. Purtroppo ho un impegno che non posso disdire, ma sono proprio dispiaciuto. E mi raccontava di quando parlava con Renato di quelle cose che Renato diceva prima, no? Cioè della sua crisi di fede, eccetera. E ricordo che quando ero viceparroco appunto a Santa Maria di Grugliasco, Don Renzo veniva tutti i giorni a dir messa in parrocchia, e un giorno mi disse, per me Don Renato, era ancora vivo, per me Don Renato è uno dei preti più santi della diocesi. Così. Ma per me, pensando a Don Renato, mi viene in mente un uomo. Io sono Enzo del Focolare e ho girato parecchio col mio lavoro di rappresentante di Città Nuova, quindi un po' di preti li ho conosciuti in giro. Ecco, Don Renato per me mi ha sempre impressionato, cioè non sembrava fosse un prete, ma... ed era anche prete, un uomo che capiva fino in fondo le persone.
Io ricordo un incontro, eravamo a Val Madonna, vi ricordate quel famoso incontro? Erano 130 preti e lui ha raccontato la sua storia. Ho visto l'eco di questa esperienza in tanti sacerdoti che ho incontrato poi dopo, no? Quindi per me, ecco, anche questi giorni, facendo un lavoro di archivio, ho risentito varie esperienze sue registrate e mi hanno sempre riportato a quell'incontro, che è stato anche un mio incontro, diciamo, con Dio, quello che per lui è stato questo cambiamento radicale che ha avuto e che ha cambiato, perché si è visto, quando tu incontri qualcosa, fai un'esperienza e un incontro con una persona, ti trasforma. E questo l'ho visto un po' in Don Renato, ecco. Qualche voce femminile? Ma io ho solo un piccolissimo flash di quando ero appunto ragazza ai campi estivi, dove appunto ho avuto modo di vivere queste esperienze con Don Sergio, che era il viceparroco nella mia parrocchia, con Don Marco, con Don Domenico, con Don Aldo e con Don Renato. Cioè, se io devo dire, allora intanto l'esperienza che respiravamo, cioè... E anche tornare qui mi riporta come sempre in cuore la pienezza dell'esperienza. Io facevo le medie, prima, seconda, terza media e poi le superiori. E era la vita dell'amore vissuto che riempiva dentro di gioia, no? E io Don Renato lo ricordo proprio con questa presenza mariana, perché forse alcuni sacerdoti più giovani avevano un rapporto più vicino a livello di empatia, non so come dire, no? Quindi magari per altri aspetti ricordo di più gli altri, però questa presenza mariana che trasmetteva Dio, cioè io da piccola com'ero, non ricordo cosa ha detto, magari... Ci sono state meno volte in cui ho vissuto vicino a lui, però dentro mi rimane questo Dio che passava dalla sua vita, ecco, questo, pur essendo pochi ricordi, questo ce l'ho dentro, no? Così. Marco, mi ha fatto venire in mente quando siamo andati insieme a Don Renato a Val Madonna, perché abbiamo fatto entrambi nella stessa sede la testimonianza. E mi ricordo, siamo andati insieme in macchina e lui raccontava questa sua esperienza che abbiamo sentito anche questa mattina, ma in un modo molto, molto intenso, perché era un dialogo a due, quindi viaggio abbastanza lungo, quindi c'è la possibilità di scambiare anche le opinioni. E siamo arrivati a questa conclusione, che lui fece questa esperienza passando attraverso il nichilismo, quindi attraverso il niente, e ha trovato la sua ragione d'essere attraverso quel niente. E io gli dicevo, io invece ho fatto la strada inversa. Avevo una vita che mi dava tutto, cioè idee, attività, prospettive, ma poi alla fine della storia mi trovavo niente. E quindi siamo arrivati al niente e lui mi ha detto una cosa importante e molto bella. Dice, in quel niente lì abbiamo trovato Dio. Però aver trovato Dio nel niente vuol dire che dobbiamo essere niente di fronte agli altri. Cioè essere capaci di farci riempire dalle persone che ci stanno vicino. Perché questo, diceva, è davvero Gesù abbandonato e Gesù in mezzo. Quelle due medaglie delle quali si parlava. Ecco, questa cosa qui mi ha accompagnato molto nella vita e
a Don Renato, sono sicuramente grato per questa ragione. E abbiamo anche un nipote. Grazie. Dunque, sono un nipote, non mi aspettavo di dover dire qualcosa, il mondo visione addirittura, per cui sono un po' emozionato, ecco. Diciamo che la sua spiritualità l'avete raccontata già voi, lui stesso, se l'ha raccontata lui stesso con le sue parole. Io posso raccontare lo zio, di quello che mi ricordo di lui. Mi spiace che non ci sia il mio zio Piero, che è il suo fratello, perché sicuramente lui potrebbe raccontare molte cose più interessanti di quello che posso raccontare io, che essendo nato quando lui era prete, è stato prete, avevo un anno, mio zio Piero forse potrebbe dire molto di più, però per motivi di salute, di età, non può essere qui. Io posso distinguere due periodi. Quando abitavo con la mia famiglia in paese a Corio, noi abitavamo sulla piazza del paese tra due chiese, con sotto i nonni, papà e mamma di zio Renato, e noi sopra, io con la mia famiglia, e mentre la famiglia del fratello abitava sulla piazza, dalla parte opposta della piazza. Per me, posso parlare anche in nome delle mie sorelle, era uno zio un po' assente, perché era sempre in giro, proprio perché, l'ha detto lui stesso, lui deve lasciare papà e mamma per avvicinarti a Dio. Però faceva quelle comparse improvvise, non c'era ora per lui. Lui arrivava ed era una gioia per noi, era sempre una festa quando tu tornava a casa da noi. Però non, erano delle improvvisate senza nessun senso, a volte era di sera, mattino presto. È un po' come il Signore ci dice di vegliare, no? Con le lanciane azzurre, comunque era la stessa cosa, dobbiamo aspettarli in attesa che tornasse, ed era bello, ecco, era bello perché era un zio speciale perché era sacerdote, prima di tutto, e poi era speciale lui, era sempre sorridente, qualsiasi cosa l'aveva col sorriso. E la seconda parte, quando poi lui è già più anziano, anche malato, i miei ricordi sono più vivi perché ho potuto vivere di più con lui, soprattutto quando era in ospedale. Io ho avuto anche la possibilità di conoscerlo bene in quei momenti, perché lui ha subito un intervento in bocca, un cancro, lo stesso che mia moglie ha avuto prima di lui, per cui l'abbiamo accompagnato in questi ospedali che conoscevamo bene, ecco. Specie mia moglie ha avuto questa possibilità. E ricordo che quando si parlava di fede, cosa che io con lui ho mai fatto da ragazzo, lui non c'era, era sempre in giro con i focolarini, con i sacerdoti, e si parlava di Dio, di fede, e lui si stupiva che io conoscessi, si era stupito di me, perché non si era mai parlato di Gesù tra di noi, ecco. Ricordo queste cose, ecco. Ricordo che era preoccupato per la sua memoria, perché d'anziano andava via, non ricordava più i 12 tribù di Israele, ne mancava sempre un paio. Un paio le mancavano sempre. Mi ricordo queste cose qua. E basta, le volevo molto bene, tutta la mia famiglia, e penso che di dirlo anche a nome di zio Piero, che non c'è qui e sarebbe contento di esserci. Grazie. E poi quando concludiamo, chi vuole, chi ha tempo, pensavamo di fare un momento di preghiera sulla tomba di Don Vincenzo, e anche c'è
vicino Don chi c'è Don, vicino a Don Vincenzo, i nostri fratelli, beh, c'è Liciano un po' più là, poi lì vicino c'è anche Marco Rattalino, ecco, giusto, e Valeriano, scusate, chiedo perdono. Qualcuno di Vallo dovrebbe parlare, però. Ah, grazie. Grazie Don Claudio. Grazie. Ciao. Forse diamo tempo a qualche piccolo intervento ancora, se c'è ancora qualcuno che vuol condividere qualcosa. Ecco. Ma una piccola cosa, perché di passi abbiamo fatto insieme parecchi, e io direi la sua vita potrebbe essere anche detta in due parole, fedeltà e umiltà. Perché, ecco, ricordo sempre, eravamo i primi anni, forse nel 70, così, eravamo in quella. Al martedì ci si incontravano i preti in quella casa sopra la Gran Madre, da quella sua. E lui era animatore in seminario e esprimeva la sua difficoltà di questo lavoro di animatore, no? E siccome lui non, secondo me non è che facesse della teoria, ma sapeva proprio essere molto concreto, e ci ha raccontato che tante volte per lui essere animatore in seminario era come un muratore che aveva lì cemento, i mattoni, tutto, e doveva fare un muro, solo che aveva le mani legate. Per cui, ecco, c'era questa sofferenza e faceva trasparire il suo amore a Gesù crocifisso e abbandonato, no? Che era proprio il suo sposo della sua anima, no? Di dover vivere questa cosa qui. Però ricordo che qualche tempo dopo ho trovato uno dei ragazzi che lui animava, che invece era davvero ammirato della sua presenza, molto mariana, ma davvero efficace. Solo questo.